I ragazzi, secondo me, i loro bisogni non è che li manifestano con facilità. Cioè, il giovane oggi è talmente frustrato di non possedere quei requisiti necessari proprio per godere di un'adolescenza e di una formazione veramente soddisfacente. Allora, usano questi scudi, usano questa ritrosità proprio per fare il paio con una mancanza proprio di fonti, un esercizio proprio comportamentale e anche che favorisca la crescita e la sicurezza poi, capito? Perché il giovane è quello che noto è soprattutto insicuro e l'insicurezza è una brutta bestia perché quando si è insicuri tutto diventa difficile, farraginoso, non si riesce a sapere se deve essere a destra o alla sinistra la risposta oppure se possiamo camminare da soli o abbiamo bisogno di un supporto. Cioè, comunque sia, io penso che si è giovani una volta sola nella vita e questo la dice lunga perché è vero che anche si è vecchi una volta sola, però quando tu sei stato giovane bene, la vecchiaia è un viaggio meraviglioso, no? Ma se tu l'ostruisci, questa gioventù, la rendi già vecchia, già carente, già sdentata, già claudicante, come pretendi che questi vengano su degli uomini e a loro volta degli esempi? La politica è talmente distante da un giovane, tant'è vero che i politici, mi pare che i giovani li menzionano sì e no, non trovo che ci sia questa volontà proprio, si è visto anche con questo fatto degli alloggi, no? Dove naturalmente uno che vuole accedere all'università e vuole prendersi una laurea, trovandosi di fronte all'impossibilità di avere 600 euro al mese per potersi mantenere, cioè non è che tu spendi 600 euro perché ti fai un viaggio in Africa, vai a conoscere la Papuasia, o il Congo, cioè io li spenderei se fossi un ragazzo di 25 anni, li spenderei in quel modo e la cultura me l'andrei a fare veramente sul posto, proprio fisicamente ci andrei a verificare il mondo, no? Ma ovviamente se tu mi chiedi 600 euro per un posto letto, per potermi consentire di frequentare un ateneo, questo lo trovo ma offensivo addirittura. Adesso pare che è uscita una legge dove provvederanno a fare degli alloggi appositamente per gli studenti universitari, ma insomma è tutto, vedi, è tutto è comatoso, è tutto a rilento, è tutto, cioè, voglio dire, il tempo in questi casi gioca un ruolo fondamentale perché se non si prendono delle precauzioni in tempo, ma anche sul femminicidio, anche su queste violenze, su queste cose, è inutile che uno sta lì a fare questi talk show in televisione e quello, parlare di quell'altro. Bisogna in qualche modo sentirsi proprio nella fisicità di questi carnefici e di queste vittime. Se uno non si mette nei panni, dire potrebbe succedere a me questa cosa. Non ci si può rendere conto perché sono fatti talmente cruenti, talmente assurdi, che dice che bisogna denunciare, ma denunciare è un percorso lento, devo dire anche dispersivo, perché poi da una denuncia alla salvezza di una di queste ragazze ce ne corre. Quindi voglio dire, questo mondo è così. Allora, o uno piano piano, singolarmente, approfitta di quella piazza per poter in qualche modo cominciare, ma anche in silenzio, se uno andasse lì senza neanche dire io sono per l'aborto anziché contro il femminicidio, anche stando solo lì, questo creerebbe un tale imbarazzo nei governi e nelle istituzioni che questi si vedrebbero costretti poi a prendere dei provvedimenti. E poi questa burocrazia, devo dire, è una bestia proprio che viene alimentata costantemente, ingrassata, cresciuta. Cioè la burocrazia dovrebbe essere assolutamente debellata, non esiste altro, altro,
altra medicina se non quella proprio di stoppare questo coma vergognoso dove le strade a Roma, noi stiamo praticamente, dobbiamo andare in giro con il contabuche, invece che con contapassi, no? I rumoretti, ci metti delle piastrelle lì che fai, 15 anni. Dove vai? Fermate! Cioè, la roba imbarazzante, cioè, se arrivi a casa senza l'ortopedico che ti sostiene, hai vinto una guerra.